vediamo che cosa succede con i provider nuovi, con i provider nuovi. Certo, non saranno semplici, perché se ti dico ti finanzio io azienda questo corso e tu sei contenta di prendere i soldi per quel corso, può essere che i temi che tu scegli sono quelli che l'azienda suggerisce, quelli di cui abbiamo parlato nella parte 1. Allora, vediamo che cosa capita, principalmente vediamo chi sarà in grado di valutare, cioè di fare un controllo reale. Ancora, non so, in questa regione forse felice, noi a Napoli, io diciamo viaggio con un budget pubblico tra lo 0,1 e lo 0,2% del monte salari, dovrebbe essere il 1. È chiaro che in questo modo, questo sembra essere fatto apposta per favorire la sponsorizzazione privata. È chiaro, se non ci stanno soldi. Ma nonostante ciò, nella povera, sporca Napoli, in questi 5 anni io ho fatto centinaia di corsi senza chiedere 50 centesimi a nessuno sponsor, perché sono stati fatti corsi, potete vederli sul nostro sito, a piccoli numeri, in luoghi pubblici, senza buffet, un po' come avete fatto voi oggi, su obiettivi chiari di miglioramento della qualità. Questi non costano, come non costa molto neanche la FAD. Attenzione, sta per passare una terribile manovra per cui l'e-learning, l'impressione mia, andrà in mano alle grandi multinazionali. Ci sta andando già. Quando c'è Docheos, andateci su Docheos, che è gratis, non costa nulla farlo. Si può fare e si potrebbe centralizzare e fare corsi di qualità ottima se non si vuole fare una FAD con effetti speciali e meravigliare le persone per la multimedialità, ma scegliere in modo rigido cosa può essere fatto in FAD e che cosa non può essere fatto in FAD, e chiedere che i medici paghino un po' come tutti gli altri. Architetti, avvocati pagano per la loro formazione 50 euro, perché no, un corso come questo, e questi soldi potrebbero essere detratti dalle tasse. Allora, come tentare di non farsi troppo male, perché è facile farsi male? L'altra possibilità è quella di creare un blind trust, cioè i soldi vanno a qualcun altro, all'università di Bologna, che dice grazie, ma che fa quello che vuole fare senza rendere conto a nessuno di quello che fa, in modo tale che non ci sia rapporti di nessun tipo, quello che voi potete leggere qui. Vedete, questo non è semplice, è una lettera, per così ridere, che io diciamo scritto al direttore di una grande azienda che era stata sponsor in un nostro convegno, e sono le maniere subdole in cui alcuni messaggi passano. E quando io ho chiesto che questi 1.000 euro fossero dati ad un blind trust, cioè qualcuno che potesse poi darli ai giovani alla formazione, sono praticamente scomparsi tutti. Io naturalmente non ho avuto i 1.000 euro perché non li avevo chiesti, anzi avevo chiesto di metterli su un fondo comune, e loro sono naturalmente scomparsi. Ora, per fare questo, senza pensare, appunto, oggi è stato detto bene, spesso non ci sono guerre di principio, battaglie con l'industria. Io penso che la collaborazione con l'industria, nonostante quello che ho detto, sia una cosa che serve. Però, per fare questo di cui ho detto, serve un enorme lavoro di formazione per la formazione. E questa, io penso, sia la sfida reale che la Commissione Nazionale CM, il Comitato Tecnico delle Regioni, gli ordini professionali hanno. Non si tratta di occupare delle posizioni nella Commissione Nazionale e CM. Si tratta di rimboccarsi delle maniche e tentare di creare persone che siano capaci di fare questo. Attenzione, questo è un mestiere a parte. Ci siamo messi in una cosa, questo sforzo eccellente, che è tremendamente importante, può essere molto utile, ma ho l'impressione che sia stato affidato in un modo molto così,
facciamo qualche corso, vai, porta lì, diciamo, PowerPoint, fai una docenza, là, non so se mi spiego. Questa è una cosa seria che implica pensare in un modo chiaro a queste cose. Creare un pool di persone capaci di fare questo, ma voi pensate che questo è facile, ma questo è il compito della Commissione Nazionale del Genere, è questo, creare queste persone che siano capaci di tirare fuori dall'esperienza la capacità di fare meglio, non mettere nella testa delle persone nozioni, non serve a nulla. E valutare in un modo chiaro quello che si fa. Io ho finito quasi. Allora, vedete che una formazione continua evidence-based non solo serve, ma non ha bisogno di sponsor. Siamo usciti dai 9 punti, o siamo in gran parte usciti dai 9 punti. Poi, se uno vuole prendere soldi, lo può fare tramite un blind trust, si può fare un incontro annuale importante di formazione con degli ospiti. Va anche bene, ma con un blind trust che è un'altra cosa. Ma io penso che ci sia un motivo ancora più importante per cambiare, che la relazione di cura, come diceva prima il collega Bianco, si basa sulla fiducia. E non è pensabile che esigenze di mercato incriminino il rapporto di fiducia tra i cittadini e noi, né è possibile confondere il sostegno legittimo a prodotti industriali con il sostegno ai prescrittori di tali prodotti, che è un'altra cosa. Io penso che abbiamo bisogno di un po' di coraggio in più tutti per tentare di muoverci verso, che questa non è che la possiamo fare solo, verso una formazione continua del sistema nazionale a costo zero, a sponsorizzazione privata zero. Bene, grazie. Il dibattito lo facciamo alla fine, Laura Verano.